Allora, ma mi piace che il campo, che volevo proprio dare una risposta. No, mi dica. Io sono alla zona Gigi, ci conosciamo tutti, ma comunque se c'è qualcuno che non mi conosce, sono Diana Santin e sono il microfono. Si sente? Sì, sì, si sente, signora Agnes, è poca educazione. Stavo zitti. E sono presidente della Francescom. Ecco, io ho ascoltato con molto, direi, con molto gradimento le parole del sindaco quando dice che non ha mai avuto tante richieste per le nomine nella Francescom quanto in quest'ultimo periodo. Questo mi farebbe pensare che cosa? Che evidentemente è un'azienda innanzitutto che produce lavoro in questo territorio, in un periodo anche particolarmente delicato dal punto di vista economico. Noi abbiamo circa 100-120 operatori e abbiamo circa 150 ospiti e siamo in continua espansione. Quindi un'azienda sana, un'azienda che produce servizi, perché non si parla più di casa di riposo, è un termine dell'Ottocento chiaramente superato, è un centro di servizi residenziali e non residenziali che svolge ultimamente anche un importante incarico, quello di avere 10 posti di hospice, che sono un servizio altamente qualificato, molto apprezzato dal territorio, perché va incontro a dei bisogni che sono abbastanza profondi, abbastanza semplici. Ora, questo mi lusinga sinceramente, lusinga com'è tutti i consiglieri della casa di... Chiedo scusa ma devo andare, saluto tutti cordialmente. Grazie. Evidentemente gode di una ottima fama, gode di molti riconoscimenti e ne abbiamo prova quotidianamente. La prova per esempio che abbiamo circa 250-300 persone in lista d'attesa. La casa, l'ente pubblico di assistenza che ha il maggior numero di richieste per entrare in residenza, il che significa che evidentemente i servizi che forniamo, l'assistenza che diamo, il lavoro che facciamo è altamente apprezzato ed è altamente qualificato e non soddisfa se non in minima parte le richieste del territorio. Non sto a dirvi, la popolazione è anziana, invecchia male, con tante problematiche. Mi perdoni signora, ma lei il commissariamento le darebbe un aiuto? Ecco, volevo arrivarci. Ecco, no. Mi scusi, ma no, è necessario. Anch'io sto assistendo delle persone un po' e ho bisogno di andare. È necessario, era necessario per un momentino anche chiarire questa situazione. Ma chi è che non conosce l'opera francescosa? Ecco, mi fa piacere che ci siano molti a conoscere, comunque anche noi soffriamo, volevo dire, di questa situazione, cioè è una situazione di profondo disagio, è per il personale, è per i rapporti che ci sono con gli ospiti, è per tutta una serie di considerazioni che non voglio appunto, con le quali non voglio dilungarmi, ma che chiaramente da un commissariamento non ricaverebbero alcun beneficio. Ora, se noi vogliamo guardare soltanto il bene di quanti vengono ospitati ed assistiti all'interno della casa di riposo, e mi spiace che si sia parlato di mangiare prima o mangiare dopo, assolutamente. Ma bisogna mangiare, siamo fuori, siamo fuori ogni logica, va bene? La residenza ha soltanto bisogno di stabilità, di governabilità, di tranquillità, di serenità per poter progettare, per poter andare avanti su un cammino che fino ad oggi ha dato ottimi risultati. Vi ringrazio. Alessio. Io volevo fare un'osservazione, forse è già stata fatta, mi scuso che sono arrivato tardi, però una questione che non riguarda né progetti né nomine né altro, ma che riguarda
quello che si potrebbe chiamare la dignità e l'orgoglio di Porto Gruaro e conseguentemente anche quello dei cittadini di Porto Gruaro. Cioè, non so a voi, ma a me in questi giorni quello che dà un forte disagio è vedere che sulle sorti di questa città stanno discutendo e stanno proponendo e stanno muovendo pedine persone potentati che con Porto Gruaro non c'entrano niente. Allora, il sindaco ha detto prima una frase, che una espressione che non è molto politica, che riguarda un'altra sfera di comportamenti, che è voler bene a Porto Gruaro. E vedendo anche quello che è successo a San Michele a Tagliamento, io vedo il pericolo che questa città, invece che al suo interno decidere e discutere cosa vuole fare in questo frangente che è di emergenza istituzionale evidentemente, debba invece diventare un campo di battaglia in cui si esercitano le forze di persone, dico nome e cognome perché tanto sono pubblici, insomma, o chi è che deve comandare a Porto Gruaro? O Moreno Teso, o Daniele Stival, o Renato Chisso. Questo è angeli e demoni che si esercita su Porto Gruaro. Allora a noi come cittadini, vedere Porto Gruaro tradursi nell'Italia del Cinquecento con gli eserciti francesi e spagnoli che si combattono sulle nostre teste, credo che sia qualcosa che cui dovremmo reagire in maniera forte e violenta, insomma. Non si può sopportare che tutti i giorni sui giornali qualcuno che evidentemente non ama questa città, perché io ci metterei la mano sul fuoco, cioè che non ama questa città, ma la considera solo un terreno di scontro per altri poteri, per altre vittorie, per altre soddisfazioni, possa andare avanti in questa situazione qui. Quindi vorrei sapere se a me dà molto fastidio questo, il fatto personale, individuale, o se dà fastidio anche a voi. Grazie. Comunque io vado avanti un'altra settimana adesso a fare riunione, perché visto che il TAR deciderà, io non so se la sentenza per fuori perché come detto dopo, lei, siamo molto, anche perché come detto lei siamo molto ignoranti, dobbiamo essere acculturati, no, io a volte degli ignoranti. Allora, lei non crede il significato letterale di ignoranza, ignoranti vuol dire che ignora. Io qua ignoro. Preparate ignorare. Allora, vede, io ignoro. Lei fa formazione. Sì, ma allora, tre volte in un minuto significa che c'hai la testa dura, non capisci? Ma questo è un problema suo, questo è un problema. Lei abita a Porto Gruaro, che lei non l'ho mai visto. Abita a Porto Gruaro. Allora, ma mi pare che il sindaco abbia dimostrato che alcune cose erano ignorate. Guarda che ignorante, io sono molto ignorante. Io sono molto ignorante. Perché l'ignoranza non è un difetto, perché io non posso sapere. Ma sto contestando, proprio perché io sono ignorante, le chiedo che queste riunioni che sta facendo, giustamente, a cosa servono? Se il TAR deciderà il commissariamento, tutti quanti sapranno. Il TAR non decide il commissariamento. Il TAR decide la composizione del Consiglio Comunale. Deciderà poi il Consiglio Comunale. Dica cosa decide il TAR. Deciderà se la maggioranza è di sinistra o di destra, cioè se le se i consiglieri sono 11 di sinistra o 11 di destra. Uno decide. Questo decide. Allora, il TAR. 19. Allora, il TAR, quello che decide il TAR è ininfluente rispetto a quello che la città di Porto Gruaro vuole, le forze politiche di Porto Gruaro vogliono.